Resta alta la tensione sociale in Campania, alle prese non solo con l'emergenza sanitaria, ma anche con quella economica. Praticamente ogni giorno Napoli è teatro di manifestazioni di protesta. Questa volta è toccato al mondo educativo. In via Nazario Sauro si sono ritrovati gli autisti del trasporto scolastico e il coordinamento delle associazioni NoDad. Qualora dovesse perpetrarsi questa situazione di chiusura prolungata delle scuole qui in Campania, ci batteremo per vedere riconosciuti i diritti dei nostri figli in ogni sede possibile. Mia figlia, 6 anni, prima elementare, in DAD, impara a leggere e scrivere tramite un iPad. I miei nipoti nel Lazio, prima elementare, sempre in presenza. Perché loro sì e mia figlia no? Noi siamo in estrema sofferenza. I servizi educativi privati e paritari non hanno ricevuto l'opportuno sostegno da parte della regione. Adesso anche il governo ha scelto di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche in zona rossa. Ci auguriamo, sembra che l'orientamento insomma in questo momento sia quello di riaprire questi servizi educativi, ma la nostra paura è che la Campania come sempre faccia statuto a sé e quindi non ci si adegui poi a quelle che sono le indicazioni nazionali. E sono tornati a far sentire la propria voce, questa volta in piazza Municipio, anche i tassisti, che chiedono alla Regione Campania interventi di sostegno alla categoria. Chiediamo alle varie istituzioni, Regione, Comune, ma anche allo Stato centrale, visto che domani abbiamo una videoconferenza con il MEF, di fare presto, perché questa è una categoria che ormai è al collasso finanziario.